Siamo dentro la Basilica Inferiore, costruita in onore di San Francesco per conservare il suo corpo, e pochi decenni dopo la sua costruzione sono stati fatti degli affreschi che troviamo alle pareti da una parte e dall'altra, per fare in modo che il pellegrino che entri in Basilica faccia un cammino verso Gesù, simboleggiato dall'altare, l'altare maggiore là in fondo, sotto il quale si trova esattamente la tomba di San Francesco. Per fare questo cammino verso Gesù Cristo sono stati affrescati alle pareti degli episodi. Entrando alla nostra destra troviamo 5 scene che ripercorrono la passione, la morte e la risurrezione di Gesù. Mentre nel lato esattamente di fronte sono stati dipinti 5 scene della vita di Francesco. Anche noi vogliamo ripercorrere questo cammino brevemente, come ha fatto Francesco, per fare questo cammino verso Gesù, in questo momento un po' difficile per tutti noi. Gli affreschi che vediamo, che sono rovinati, perché alla fine del 1200 sono state aperte le cappelle laterali. Questo può dire qualcosa anche a noi di quello che stiamo vivendo oggi. Le nostre vite sono un po' spezzate, sono un po' rotte, siamo tutti rinchiusi in casa. E allora può essere un momento per poter riflettere davvero su quali sono le cose importanti e anche imparare a fare questo cammino spirituale. Tenteremo di darvi alcune pillole, alcuni semi, perché ciascuno di noi attraverso questi affreschi possa fare questo cammino.